come spesso capita, la politica è fuori tempo, perché la sessione finiva alle 4, abbiamo oltrepassato le 4, per cui sarò rapidissimo nel cercare di dare una risposta di un minimo di interesse. E prendo spunto da quanto ha detto il Presidente Ugeri, quando ha fatto un quadro di un settore, quello del trasporto, dove all'interno del Paese Italia l'attività aumenta, per cui ci sarebbe da dire evviva, le cose vanno per il verso giusto, e in realtà poi i numeri sono drammatici, meno 60% per le ditte italiane, più 700% per le nuove aziende che arrivano da fuori. E lo collego all'argomento che stiamo trattando, cioè imprese 4.0. Faccio una chiosa anche ai giornalisti, chiamiamole imprese 4.0, non industria, perché è una cosa che ormai coinvolge tutto il mondo economico, e sappiamo, come il Presidente Sangalla ha ricordato in occasione dell'assemblea, che il terziario rappresenta il 70% di questi numeri. Ecco, dicevo, collegandola a questo argomento, noi veniamo da tre rivoluzioni, quella del XVIII secolo, del XIX secolo, del XX secolo, tre rivoluzioni che hanno modificato strutturalmente, in maniera dalle fondamenta proprio, il mercato del lavoro, della produzione, dell'economia in generale, spaventando. Perché per esempio in Inghilterra il primo che brevettò un filatoio a motrice idrica, che diede via alla rivoluzione, alla prima rivoluzione industriale, il primo che brevettò quella macchina, ricordiamoci che il regime di Elisabetta due secoli prima non gli diede il brevetto perché aveva paura che quella macchina andasse a sconvolgere il mondo, come fece. Pensate che per lavorare mezzo chilo di lana all'epoca servivano 500 ore uomo lavoro. Con questo filatoio, che nel XVIII secolo prese vita, da 500 ore lavoro si è passati a 80 minuti. Pensate voi lo sconvolgimento del mondo. E questo è uno sconvolgimento analogo, quello che sta avvenendo con l'impresa 4.0. Dicevo, le tre rivoluzioni precedenti, la storia ci insegna che hanno portato più benessere, più ricchezza, meno povertà. Questo è il saldo finale di quello che è l'esperienza numerica. Cosa succederà col 4.0? Ecco, qui non stiamo tranquilli, non stiamo sereni, perché tra l'altro sappiamo che a chi viene detto state sereni poi magari gli va male. C'è stato un convegno dello studio Ambrosetti a settembre, molto interessante, su quello che è l'impatto previsto dal 4.0 rispetto poi a quella che è la dinamica economica. Hanno fatto tre scenari, hanno usato delle tecniche che non sto nemmeno a ripetere perché non le ho capite nemmeno quali tecniche hanno usato, però davvero scientifiche al 100%, hanno fatto tre scenari, uno più avanzato, uno base, uno più conservativo. Limitandoci a quello base, questo studio dice che nei prossimi 15 anni diminuirà l'occupazione, diminuirà i consumi, diminuirà il PIL, diminuirà l'entrata dal punto di vista delle tasse. Con numeri, l'occupazione si prevede una perdita del 15% dei lavoratori totali, cioè di 3 milioni e passa di lavoratori. Con quello che vi dicevo poi in termini appunto di impatto sui consumi e dunque sul PIL e dunque sulle entrate tributarie. Si prevede che per compensare questi effetti si dovranno creare in questo comparto 4.0 ogni anno perlomeno 40.000 posti di lavoro, che poi per l'indotto con l'effetto moltiplicativo si riuscirà a compensare i 3 milioni in meno. Cosa voglio dire? Che è chiaro, tutti stiamo vivendo, addirittura c'è chi non riesce a dare l'inizio di questa quarta rivoluzione, c'è chi parla del 2011 quando la Germania appunto nel suo primo provvedimento fece il piano nazionale 4.0, piuttosto che l'Adidas nel 2008 richiama la produzione a casa propria. Le conseguenze saranno estremamente, non voglio dire devastanti per un termine negativo, però
veramente trasformative di quello che conosciamo. Noi non dobbiamo subire questi cambiamenti, dobbiamo governarli. Devo dire che quello che ha fatto il governo ad ora non è necessario, ma certamente non sufficiente. È chiaro che la politica deve avere la capacità, che spesso non ha dimostrato, di essere al passo dei tempi, essere veloce per capire che provvedimenti prendere. Mi ricordo un suo trafiletto dove diceva, sempre sul 4.0, che gli imprenditori hanno fatto quello che dovevano, cioè hanno investito, per cui c'è stato un incremento di acquisto di attrezzature rispetto a questa nuova tecnologia. In realtà poi la burocrazia che sta frenando tutto quello che andrebbe fatto. Ecco, il nuovo governo, la nuova legislatura che ci accingiamo ad andare a cominciare, dovrà occuparsi principalmente di questo. Grazie.